Terzo giorno di quarantena. Il jazz è creazione, nuova creazione. Molti musicisti trasformano in note le proprie emozioni. Lo sconcerto, la precarietà, l'insicurezza vengono racchiusi in uno spartito. In tanti chiudono la loro musica sospesa o ne creano di nuova. Brani inediti nascono e addirittura vengono registrati a distanza. C'è un forte desiderio di condividere quanto stia avvenendo nel proprio processo interiore. Sembra essere, e forse lo è, un dovere per noi riportare da testimoni, attraverso la nostra arte, tutto questo immenso dolore.